Ciao. Siamo qui per parlare del vostro nuovo film, Classe Z. Ah. Ci raccontate di cosa parla? Lo racconta Antonio perché secondo me se lo racconta lui Ah, sarà più ironico. vabbè. Si tratta di giudicare, quindi c'è una commissione, col preside, un commissario, così, che giudicare il lavoro di un professore in una scuola difficile dove c'è una sezione che di disagiati, di persone irrecuperabili in un certo senso. E quindi, siccome lui abbandona così, sembra quasi già tutto scritto, no? Lui deve essere punito, deve essere allontanato, questa qui è una scuola senza speranza, no? Infatti i commissari di solito sono così, sono abituati al peggio delle scuole, a vedere il lato brutto, no? E invece scopriamo che qui presente il professor Andreoli è riuscito a accendere una fiammella dentro queste anime perse, no? E quindi anche l'atteggiamento del commissario cambia e vorremmo dare una chance, invece poi le cose vanno dall'altra parte. Quindi il tema principale è come si fa e perché si fa ad accendere una speranza, un interesse. In persone che magari non vogliono studiare, non hanno interesse, eccetera, eccetera. Come si fa? Lo scopriremo adesso in questa bellissima intervista che faremo. Nel film si parla anche di maturità. Allora vi chiedo, qual è il ricordo più bello o più brutto che avete dell'esame di maturità o dei 100 giorni prima? Io la maturità l'ho vissuta in un momento molto difficile della mia vita perché avevo appena perso papà, quindi siccome sapevo che era la soddisfazione più grande che lui desiderasse, più di qualsiasi mio libro, cosa, evento, l'ho vissuta prendendomi, diciamo, tutta questa forza per affrontarla nel migliore dei modi. Mi ricordo le mie 2 milioni di fotocopie, fogli, portalistini, cercando di ripetere e ripetere la tesina che ricordo ancora adesso e l'ho fatta sul viaggio ed ero fuori che camminavo avanti e indietro. Poi quando è stato il mio turno, mi ricordo, ho iniziato con l'inglese e questo mi ha dato la forza di immedesimarmi. Però io, per esempio, non ho incubi della maturità. Ho notato che molti hanno l'incubo, ma io no, meno male, uno in meno. La mia maturità l'ho vissuta particolarmente bene, non mi sembrava una cosa così pericolosa. Io sapevo prima della maturità che sarei stato promosso e che non sarei stato promosso col massimo. Quindi una volta che hai più di 60 e meno di 100, sono quei 38 punti che chi se ne frega se è più. Sì, Esatto. basta. Cioè o 60 o 100, il resto è uguale, no? E No. allora. Vabbè, per me, dicevo, io la pensavo così e quindi io non ho studiato tanto, ho studiato normale, mi ricordo Venditti perché Venditti non lo puoi non ascoltare, una partita di beach volley la sera prima della maturità e basta. Una cosa bella che è successa è che fisica, io sapevo una cosa e mi hanno chiesto quella, cioè di solito è l'opposto. Che Certo. sai tutto tranne uno e ti chiedono il tranne Una uno. Io cosa sapevo bellissima. una cosa, il professore mi ha chiesto quella. Non posso dire dove è finito il mio Quanto sangue, l'hai pagato? eh? Niente. Niente. Allora, alla mia epoca non esistevano i 100 giorni prima, che era una cosa che credo che fosse molto romana all'epoca, e quindi non li ho fatti. Il più bel ricordo è stato il tentativo del mio amico Luca Gasparini di insegnarmi la matematica. Vano, Vano, ovviamente. tanto che poi l'esame passai perché copiai, e però Luca Gasparini è il mio montatore oggi. E quindi per me la maturità, di cui non mi ricordo quasi niente, mi ricordo che il mio montatore mi insegnava la matematica. Capito che chicche? Prego. Ah, perché da queste parti caschi malissimo in tema maturità. Te non l'hai presa? No, non ancora. Ah, quindi. Quindi. La Ti maturità. salvi. Dobbiamo. Lei. Ma cosa? Allora, guarda, prenderà prima il David, vero? Prima il Sicuramente. Davide, dopo la maturità. Facciamo prima Prima l'Oscar. l'Oscar Prima l'Oscar e poi e poi la maturità. ci pensiamo. Giusto. No, io non è che poi parlo, ma io sto messo. Nel senso, io mi sono diplomato.
ma ho fatto il percorso in una scuola non italiana che non prevedeva la maturità e devo dire che ho avuto veramente una gran bella salvata perché i miei coetanei li ho visti veramente in un processo di metamorfosi kafkiana da belli, simpatici, tutti arzilli a questi veramente questi zombie che si trascinavano con le occhiaie, i libri, presi da mille ansie, perché poi in realtà se ci pensi la maturità è assurdo il fatto che tu 5 anni di didattica vengono espressi e concentrati in quell'istante in cui magari te sai tutto, per l'ansia sbagli una domanda e veramente perdi tutto quello che hai investito. Ti sei comprato Sì, l'ho comprata, ma io poi vi lascio a Ruba, sai come si sì. Comunque la cosa interessante è che io ho già percorso la maturità in un film e che adesso mi aspetterà, quindi so già come devo andare. Qual è la cosa che avete amato di più dei vostri personaggi e cosa vorreste avere che non avete di loro? Io il personaggio no. Ok, cosa vorrei avere di Viola? Forse la forza di dire le cose a tutti senza pensarci un attimo. Io del personaggio sicuramente non vorrei avere i capelli, la capigliatura e il look non è il mio, le litigate con le costumiste. Pensa che c'è questo aneddoto che la chiacchierata fra Guido e il parrucchiere prima, cioè mentre mi guardavano, io stavo là tipo così seduto e loro mi guardavano e confabulavano e Guido gli faceva: senti, lui deve essere coglione ancora prima che apra bocca. E il parrucchiere: famolo biondo. E da lì è nata quello che avete visto poi nel film. No, il personaggio, quello che invidio a Ricky, ma in realtà non è tantissimo, ecco. Anzi, molti aspetti del suo carattere sono anche miei. Diciamo che è una parte che ho mollato perché poi magari sono un po' cresciuto nel frattempo, quel poco, subito mi sta guardando male, non lo so ma lo sento. Però diciamo che quella piccola maturità che ho avuto nel frattempo, sicuramente tante cose di Riccardo le ho lasciate per strada, però vedi, la vita dell'attore, poi te le ritrovi via via. E com'è stato lavorare con un cast così giovane? Faticoso, non lo farò mai più, è stata l'esperienza più terribile della mia vita. No, dai, è stato faticoso, sì, perché erano tanti. Poi, mentre all'inizio, cioè quello era, il film doveva fare lo stesso percorso che ho fatto durante il casting, mi auguro che sia accaduto così, vale a dire, all'inizio erano tutti individui separati, tranne i due cinesi che sono gemelli, quindi si conoscevano, sono già un individuo, sono già un individuo. Gli altri non si conoscevano, erano tutti molto individualizzati, molto caratterizzati. Il mio obiettivo durante le prove che abbiamo fatto e poi sul set era quello di trasformarli in un gruppo, e questa è stata la sfida più divertente. E quando sono diventati un gruppo, mentre prima erano tanto bravi e disciplinati quando erano individualizzati, quando sono andati in gruppo sono diventati cacciaroni. Mai però come gli adulti, perché i più cacciaroni di tutti erano Preziosi e Catania, che quando c'erano le loro scene parlavano in continuazione, me li distraevano, soprattutto questa qua. Io in realtà per essere lasciata in pace facevo finta di avere la febbre. Sono arrivata anche a questo punto. E se poteste descrivere il film con un solo aggettivo, quale sarebbe? Wow. Delizioso. Sarebbe shit. Illuminante. Bravo. Delizioso, illuminante. Vai Greta. Vai con figo. Saporito anche. Diverso. Bello questo qua. Wow, non saprei dire. Vorrei fosse credibile. Questo film è paraculo. Bell'aggettivo. Posso spiegarlo perché? Sì, perché sì, sennò sembra che ho detto una cosa orrenda. È paraculo perché? Perché secondo me la grande conquista che ha fatto Guido in questo film è un film che pesca, nel senso che ti prende da una parte e senza accorgertene ti trascina da un'altra parte. È molto paraculo perché secondo me è facile che un giovane possa entrare in empatia col personaggio e poi ritrovarsi poi sballottolato in un senso maggiore. In questo lo trovo paraculo. Io invece voglio essere io paracula e penso che questo film sia essenziale. Perfetto. Come la canzone di Mengoni. Non sapevo cosa dire. Qualcuno la taglierà o lo capirà. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. E complimenti per il film. Grazie.